Salve a tutti ragazzi, rieccoci qui con il secondo episodio nella nostra run per fare tutte le quest del gioco. Allora, nello scorso episodio abbiamo visto tutta Sepolcride, abbiamo fatto le quest di tutti gli NPC che si trovano lì e ci eravamo lasciati a Capanna di Colle Tempesta insieme a Roderica. E dovevamo entrare nel castello Gran Tempesta. Oggi vedremo il castello, la tavola rotonda e vediamo se il minutaggio non sarà eccessivamente alto. Vedremo se riuscire a completare anche Liurnia. Molto bene. Allora, cominciamo subito. Se non premo tasti a caso, ecco. Allora, entriamo subito nel castello. Eccoci qua, accendiamo il punto di grazia. Resettiamo così. Salve. Forgive me. Ma Roderica ci fa già. To determine Sì, Roderica. Melina, scusate. truly have you. If you had it seems Ci my heart porta già alla tavola rotonda, ok. there is but one I can take you. Gathering. Very Oh, well. andiamo prima alla tavola rotonda e poi facciamo il castello. Va benissimo. Ok, eccoci arrivati. Allora, una volta alla tavola rotonda, non dovrete far altro che parlare con tutti gli NPC che vi trovate qui. Allora, parlo con tutti, esaurite sempre i loro dialoghi. Ok. Oh, welcome. I teach and explore so that one ensuring by the way. You do most Certo che vediamo la grazia. Molto bene, da lui potete acquistare i vari incantesimi. Questo è D che abbiamo visto nell'altro episodio. E visto che abbiamo trovato Gurrak, potremo imparare due incantesimi da lui. Altrimenti, se non avete incontrato Gurrak, questi non ve li insegno. Poi potete parlare con lui riguardo a D. Perfetto. Qui invece c'è Diallos. Parlate con lui, dice che ha perso la sua serva. Molto bene. Roderica ancora non c'è. Con lui avevamo già parlato. Molto bene. Qui trovate il fabbro. Molto bene, potete parlare con lui, chiedergli cose, anche qui. Finiamo tutti i suoi dialoghi. Molto bene, poi potete potenziare armi, le cenere di guerra e tutto. Poi qui troviamo Fia. Lasciamo che ci stringa. Ci dà la benedizione del baldacchino. Animazione lentissima. Ora, se non ricordo male, se ci rifacciamo abbracciare, forse c'era un dialogo. Taglie. Eccolo qua, parla in segreto. Qui potete parlare con lei. Molto bene. Ok, anche Fia è fatta. Ok, ora qui non c'era nessun altro, esatto, dopo arriva Roger. Qui fuori c'è Insha, che vi darà un gesto la prima volta che ci parlate. Io non ci posso interagire perché l'ho preso nella partita prima. E qui ci sono le vecchiette. Potete offrire i gobelici neri. Se per qualche assurdo motivo Renna, Ranni, come si è presentata da voi, non l'avete trovata, la campana per evocare gli spiriti la trovate dalle due vecchiette qua. Ve le venderanno loro. Molto bene.
Ok, alla tavola rotonda direi che abbiamo finito. Facile facile. Abbiamo parlato con tutti. Possiamo tornare al castello Gran Tempesta. Eccoci qua. Allora, qui potete evocare Roger. Se volete, è opzionale. Come volete. Poi passate qui. Il cancello, ci sarà una boss fight. Io salto filmati, che okay. Tutto bene. Ok, e qui c'è Margit. Ahia, mi ha preso in bulo. Cornuto. Ah, ecco, una cosa che mi sono dimenticato. Adesso, aspettate, lo faccio distrarre da Roger. Molto bene. Vi avevo detto di prendere un oggetto da Patches. Che sei? Eccolo qua, il sigillo di Margit. Potete usarlo contro il boss nella sua prima fase. Se lo usate, pam, verrà bloccato a terra. Riusatelo praticamente subito, perché poi nella fase 2 non potete usarlo. Adesso con metà vita lui attiva la fase 2 e lo tritiamo benissimo. Molto bene, molto semplice come boss. Vedete, con questo oggetto qua è proprio easy. Molto bene, lui nel mentre vi parla. Allora, se come me non avete, avete attivato tanti punti di grazia, Melina vi porta alla tavola rotonda qui dove ci ha portato a noi. Altrimenti, dopo Margit, Melina in automatico vi porta alla tavola rotonda. Non disperate se non vi porta subito come ha fatto a noi. Allora, una volta fatto ciò, proseguiamo. Qui c'è un altro falò. Punto di grazia. Molto bene. Ok, adesso una volta arrivati qui, entriamo qui a sinistra e troveremo un altro NPC, Gostok. Ci parlate. Gli rispondetegli molto bene. Vi dirà che ci a sinistra c'è un passaggio segreto che aggirerà le guardie al cancello. Se gli dite che volete andare al cancello principale e non gli credete, vi aprirà il cancello, ma non fatelo. Non è necessario. Questo signore qua sembra che vi voglia aiutare, ma in realtà il bastardone, ogni volta che morirete all'interno del castello, vi ruberà il 30% delle vostre anime. Questo simpatico stronzetto, viene voglia di ucciderlo, però ce lo teniamo. Le ricompense alla fine della sua quest saranno migliori. Meglio tenerlo in vita. Molto bene, ora non dovrò far altro che proseguire e andare al castello. Ok, una volta arrivati qui potete entrare qui dentro. Accendo una torcia. Qui attenzione, perché vi chiuderanno dentro. E sentirete una risata, che è quella di Gostok, quel simpatico stronzetto. Molto bene, mi chiuderà dentro insieme a questo cavaliere. Ora dobbiamo recuperare la chiave, eccola qui. Riapriamo la porta. E ora dobbiamo scendere. E proseguiamo. Una volta arrivati al punto di grazia a Torre del Baluardo, da questa stanza qui, dovete fare altro che uscire verso nord. E ora dovremo dirigerci in quella chiesetta. Attenzione alle aquile. Speriamo di non morirci male. Aia. Molto bene. Eccoci qua. Qui dentro troveremo Roger.
qui ci parliamo. Esauriamo i suoi dialoghi. Sconfiggerò Godric, certo. Senza dubbio. Ora qui potete acquistare da lui le ceneri di guerra, avrà altri dialoghi, esatto. Parlateci anche qui se volete approfondire. Molto bene. E per ora è fatto. Ora dobbiamo uscire. Qui ci saranno un paio di nemici, un'altra di queste guardie ostiche. Ostiche per modo di dire. Ora non è ben chiaro quale sia il trigger, ma dovrebbe apparire Gostok là sopra, là in alto. Vediamo se entrando qui. Ok, non c'è ancora. In teoria, ragazzi, dopo aver raggiunto determinati punti, ora vi faccio vedere con dove è finito, ecco qui. Potrebbe apparire Gostok lì sopra, in quell'angolino lì della chiesa. E se ci parlate, semplicemente vi darà un'imitazione di grazia. Nulla di che. Però non è ben chiaro quali siano i trigger, se dopo aver raggiunto determinati punti o fatto cose. È un trivia, diciamo. Non è per niente obbligatorio farlo per la sua quest. Molto bene, allora, noi tiriamo dritti. Ah, eccoci qua. Una volta arrivati qui, possiamo scendere qui. Poi beccatelo il cane, magari. Molto bene. Ecco, qui dobbiamo prendere il promemoria dei crisalidi. Questo ci servirà assolutamente. Poi qui dentro ci sarà un erete innestato. Che ora salutiamo. Aiuto. Oh, tu? Ma da dove sei uscito tu? Mi stavi facendo ammazzare. Razza di criminale. Molto bene, dicevamo. Dopo l'erede innestato possiamo sbloccare un bello shortcuttino qui. Che ci riporta al falò di prima, al punto di grazia di prima. Bene, dopo essere tornati a questo punto di grazia e aver recuperato quell'oggetto, possiamo anche andare alla capanna di Colatempesta per darlo a Roderica, prima di proseguire lungo il castello. Eccoci qua. Consegniamogli il promemoria. Ecco. Una volta consegnato, mi dirà che andrà alla tavola rotonda. Resettando l'area, probabilmente già abbandonerà. Ecco. Esatto. E lascerà qui una candela e dei fiori. Molto bene. Torniamo a Torre Baluardo. Eccoci qui. Adesso qui, una volta usciti, dovrete correre e saltare dove ci sono queste tegole qui e arriveremo sull'altro tetto. Qui si può saltare giù, anche qui lo stesso, e ora tiriamo dritti. Molto bene, qui ci sarà un losco individuo. Voi potete skipparlo e attivare questo punto di grazia se il cane non rompe le balle. Molto bene.
Eccoci qua, da questo punto di grazia. Proseguiamo. Qui ci sarà un altro di questi rognosi falchi. Sono davvero fastidiosi. Perfetto. Ovviamente ce n'è un altro ancora. Perfetto. Salve. Ok, una volta eliminati i due falchi rompiballe, potete girare qui a destra e troveremo Nephelilux. Parlate con lei, che qui esaurite i suoi dialoghi. Molto bene. Ora proseguiamo. Qui ci sarà un gigante e due sfigatelli. Possiamo anche tirare dritto. E qui ci sarà Godric. Voi entrate qui a destra, punto di grazia, resettiamo. Se non arrivano dentro anche questi qua. Molto bene. Molto molto bene. Una volta resettata l'area, qui troveremo anche il segno per Nephelilux. Neanche qui non è obbligatorio evocarla per fare la boss fight. Per proseguire la sua quest. Ok, qui il filmato è molto bello, ma lo salto per questioni tempistiche. E ora affrontiamo Godric. Speravo in molto più tempo. Molto bene. Ok, qui passa alla fase 2. Aia. Mancato malissimo. Ok, abbiamo finito, se non facciamo cappellate. Molto bene. Sì, sì, eri il Lord. Molto bene, runa maggiore, punto di grazia, e qui resettiamo l'area. Eccoci qua. E ora apparirà Gostok, che prenderà permanentemente a calci il povero Godric. Potete parlarci. E ora da lui potete acquistare vari oggetti, se volete. Molto bene. Una volta battuto Godric, fuggiamo dal castello. Apriamo questa porta. E ora di corsa fuori. Il percorso è tutto dritto. Molto bene. Qui ragazzi ricordatevi di recuperare l'uva di Shabriri, che c'è qui, perché ora ci servirà. Noi ora usciamo fuori. Eccoci qui. E siamo arrivati a Liurnia. Qui c'è già un altro NPC.
Yet. Ora possiamo riposare il falò e dovrebbe apparire Bok. Eccolo qui. Molto bene. Parlate pure con Bok. Si offrirà di fare il sarto per voi. Potete parlarci. Ok, cosa fa? Praticamente rimuove i cappucci, i mantelli e i vari vestiti e lo fa gratuitamente. Potete farlo voi lo stesso in un punto di grazia. Vedete, se andate al punto di grazia, cioè avete altro al vestiario, ma vi costerà delle rune. Lui invece lo farà gratis. È puramente estetico e riduce anche di un pelino le statistiche delle armature che gli fate modificare, ma veramente irrisorio. Ok, Bok poi rimane lì e ora possiamo parlare con Yetta. Ok, potete consegnare l'uva di Shabriri che abbiamo recuperato poco fa. Finite i suoi dialoghi, molto bene. Ora resettate. E Yetta dovrebbe spostarsi. Ecco fatto. Molto bene. Bok rimane qui. Ora da questo punto di grazia possiamo spostarci alla chiesetta che c'è qui vicino. Per incontrare un altro NPC ancora. Eccoci qua. Qui ci sarà Tops. Dategli 10 rune. Ok, potete parlare con lui. Gli parlerà della chiave, detto riguardo alla chiave scintipietra, per entrare all'accademia. Riguardo anche a Selen, potete chiedergli, che se vi ricordate abbiamo visto nello scorso episodio, e da lui potete imparare stregoneria di base. Molto bene. Ora ragazzi, dobbiamo tornare alla tavola rotonda. Eccoci qua. Vedremo che Roderica si è spostata qui. Parliamo con lei. Gli darà un seme d'oro. Molto bene. Dopo aver parlato con lei possiamo parlare con il fabbro. Vediamo se già ci dà. Ecco, riguardo Roderica. Molto bene. Ora riparliamo con lei. Dovremmo fare avanti e indietro un po' di volte. Riferisci il messaggio del fabbro. Ok. Ora riparliamo con il fabbro. Ok. Perfetto. Ok, ora se resettiamo alla grazia. Qui Roderica si sarà spostata. Ecco qua. Ah, lui starà pregando. E poi potete interagire con Roderica. Voi ascoltatevi la preghiera al fabbro se volete. E qui potrà potenziarvi gli spiriti. Molto bene. Poi potete parlare con lui. Potete parlarvi riguardo alla grazia, la preghiera che stava facendo. E poi a Roderica, che è diventata sua allieva. Molto bene.
e questi due per un po' sono a posto. Ora, qui sarà apparso Roger. Eccolo qui. Poi potete dirgli che avete sconfitto Godric, così vi darà la sua spada. Potete parlare riguardo a D. Molto bene. Ecco. Non avrà altre abilità se le avete imparate prima. Roger a posto. D, mi pare che potete chiedere riguardo a Roger. Esatto. Anche lui avrà dialoghi. Perfetto. Bene, dopo aver finito questi passaggi alla tavola rotonda, dobbiamo tornare al castello Gran Tempesta, alla cella isolata. Molto bene, da qui andiamo dritti. Allora, risaliamo di qui. Molto bene. Eccoci qua. Passiamo di qua. Possiamo andare qua sopra. Tutti. Ecco. Qui trovate un messaggio di Roger. Poi si andava di qua. Molto bene. Ed eccoci qua. Qui aprite lo shortcut che c'è qui. Così non dovrete più rifare il giro. Perfetto, ora dobbiamo scendere. Ok, scendiamo. Molto bene. Qui ci saranno un po' di topastri. Perfetto. Qui c'è mamma topo. Questo, se volete, vi dà una spell. E ora saltiamo qui. Ottimo. Ora arriverà lo stronzetto. Ok, dopo aver battuto il vermazzo schifoso, arrivate davanti alla faccia qui e toccate questa macchia di sangue, che è proprio lui, il nostro amico Roger. Perfetto. Una volta fatto questo, possiamo tornare da Roger a chiedergli di quella macchia rossa, quella pozza di sangue. Eccolo. Molto bene. Ora dobbiamo parlare con Fia. Eccoci qua. Apparirà un dialogo.
e ci darà l'indizio sul grafo pugnale. Molto bene. Una volta raccolto l'indizio, possiamo tornare a questo punto di grazia dove c'era anche Bock. Molto bene. E qui, ragazzuoli, ci salutiamo perché il minutaggio è arrivato un po' alticcio. Nel prossimo video faremo completamente tutte le quest di Liurnia. Le finiremo tutte quante. Qui il castello e la tavola rotonda ci hanno portato via gran parte del tempo. Molto bene, ragazzi. Quindi per ora ci fermiamo qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. In descrizione trovate tutti i link a vari social e altri video. E detto questo, vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.